Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi riprendiamo la nostra esplorazione delle razze canine. Oggi parliamo di un cane piccolo che sta a cuore a tutti. Lo Yorkshire o Yorkshire Terrier. Origini: proviene dalla Scozia e migrato insieme agli operai lanieri nella contea inglese di York. Verso la metà del XIX secolo è stata fissata la razza con il caratteristico mantello lungo e lucente, grazie anche all'influsso dei maltesi e Bichon, o Bichon, non so bene come si dica. Morfologia: lupoide tipo terrier. Taglia e peso: altezza al garrese di circa 20 cm. Peso massimo di 3 kg e 100 grammi. Standard, la testa presenta un cranio piatto e arrotondato, con muso corto e stop definito, orecchie a V piccole ed erette. Corpo piccolo e compatto, coda portata più alta del dorso. Pelo lungo sul corpo e molto lungo su testa e muso, liscio con tessitura fine e setosa. Mantello è blu acciaio scuro, con testa e petto rossicci. Tutti i peli rossicci sono scuri alla radice e schiariscono in punta. Lo Yorkshire Terrier è un sveglio, intelligente cane da compagnia. Vivace, di umore costante, è molto affettuoso nei confronti del proprio compagno umano. Al suo passato di cacciatore di ratti deve un istinto intraprendente e guerriero, che non è andato smarrito nel corso delle generazioni. Estremamente territoriale, difende con coraggio la sua casa e il suo padrone, abbaiando ed ululando. Il suo temperamento deciso e dinamico, ad esempio, richiede la possibilità di muoversi liberamente e di dare sfogo alla sua vena territoriale. La sua taglia e la sua morfologia, invece, rendono necessaria alcuna accortezza dal punto di vista della nutrizione, dell'igiene e della gestione di caldo e freddo, anche e soprattutto nell'ottica di prevenire malattie e fastidiosi disturbi. Nonostante la presenza di un mantello lungo ma privo di sottopelo, infatti, lo Yorkshire è un cane che mostra delicatezza se esposto ad ambienti freddi. Allo stesso tempo, la mancanza di sottopelo non lo aiuta a patire a meno caldo, così come sarà opportuno coprirlo con un cappottino d'inverno, durante le giornate torride sarà dunque consigliabile tenerlo al riparo in un ambiente fresco. Nutrizione: le razze di piccolissima taglia hanno un metabolismo rapido e utilizzano l'energia a un ritmo elevato. A fronte di stomaci di piccole dimensioni dovrebbero dunque mangiare poco e spesso. Con l'aiuto del proprio veterinario di fiducia sarà possibile garantire allo Yorkshire Terrier l'alimentazione più adeguata, in base alla sua età e allo stile di vita condotto. Dal punto di vista della toilettatura, lo Yorkshire Terrier ha bisogno di attenzioni quotidiane. Il cane necessita di essere pettinato lungo il corpo con un cardatore morbido e un pettine, con una spazzolata finale che deve essere eseguita seguendo il verso del pelo. Lo Yorkshire Terrier è un cane estremamente intelligente e ricettivo, che si ritiene possa essere facilmente educato e socializzato. Memore di anni di addestramento alla caccia di topi, è una razza che impara velocemente, soprattutto se si dedica al percorso di apprendimento, la giusta attenzione e coerenza sin dai primi mesi di vita. Molto bene, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e intanto ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fida Tutorial.